momento qualunque, offuscati dalla nebbia e incerti su cosa fare, siamo stati mossi dal desiderio di poter trovare qualcosa. La forza non era abbastanza. Abbiamo trovato un aiuto per le nostre mani, che ci ha permesso di provare a raggiungere i nostri obiettivi. Era solo l'inizio di un percorso che sapevamo ci avrebbe portato a grandi cose. Ragazzi, guardate cosa ho trovato! Venite a vedere, venite! Che cos'è? Sembra un sasso. Questa pietra ha qualcosa di speciale. Andiamo a vedere se ce ne sono altre. Credo che insieme potremo fare grandi cose. Il lavoro è faticoso. Ma ce la possiamo fare. Nella vita, senza sacrifici, non si ottiene nulla. Stava andando tutto bene, e poi il buio totale. Una crisi ci colse inaspettati. Io sono qui per sbaglio.
Sì, per sbaglio. Uno sbaglio che ho commesso io. Poteva andare meglio. Doveva andare meglio. Poteva andare in altri mille modi. Ma è andata così. Ero da tempo in un equilibrio precario. Mi mancavano le forze e tutto ciò mi ha portato fino al punto di ritrovarmi a terra. Non riuscivo più a intravedere il futuro. Tutto mi appariva oscuro e fumoso. Passavo le mie giornate senza combinare nulla. Apatia. I miei progetti erano fermi ormai da tempo. Sì, erano grandi progetti, ambiziosi, ma non riuscivo a venirne a capo. Non sapevo da dove iniziare. Adesso mi ritrovo qui, insieme ai miei compagni di viaggio, a intraprendere un percorso che non cancellerà i nostri sbagli, i nostri errori, ma quel di ricordarceli costantemente ci dovrebbe mettere nella condizione di non ripeterli e di non commetterne altri. Quando sono arrivato in questa struttura, ero lento, mi sentivo addormentato, tagliato fuori dal mondo, e da tutto quello che mi succedeva intorno. Ci siamo ritrovati qui, ognuno con il suo passato, ognuno con la propria storia, ognuno con i propri errori, pronti a ritornare ad essere quello che eravamo, persone migliori, perché lo siamo stati anche noi, almeno fino a quando non abbiamo smarrito la retta via. Poi un giorno qualunque come tutti gli altri, ho sentito che qualcosa stava cambiando e piano piano ho iniziato a riprendere in mano il mio futuro, almeno in parte. E ogni giorno mi impegno per fare qualche passo in avanti, accompagnato con prudenza e senza timore. Con il tempo mi sono come svegliato e tutto quello che mi circonda mi affascina, mi incuriosisce e mi fa venire la voglia di volerne sapere ancora di più. Qui abbiamo trovato una mano tesa che con cura ci accompagnerà nel riprendere la direzione giusta e il giusto cammino verso un domani che dobbiamo affrontare cercando di essere migliori di ieri.
Mi sento cambiato, fortificato e più fiducioso in me stesso. Ho superato la paura di mostrarmi agli altri. Siamo qui per ritornare ad essere quelli di prima e non dobbiamo in alcun modo fallire se vogliamo riprenderci il nostro futuro. Un futuro che ci spetta. Non dobbiamo essere vittime del rimpianto, di non esserci riusciti. Tassello per tassello dobbiamo cercare e riuscire a rimettere tutto a posto, in modo da riprendere in mano le redini della nostra vita, con accuratezza, non dimenticando i nostri sbagli, i nostri errori, ma al contrario dobbiamo tenerli sempre ben in vista, stando attenti anche alla minima cosa che potrebbe indurci a ricommetterne altre. Dobbiamo ritornare ad essere felici, per quanto sia difficile, e lo dobbiamo a noi stessi. Uscito da qui, credo che sarò di nuovo me stesso, quello di un tempo, e avrò superato il periodo buio, pronto a rivedere la luce in fondo al tunnel. Rifacciamo, ragazzi. Rifacciamolo? Sì, rifacciamola.